sono qui alla Camera del Non Lavoro, che è questo spazio nato da poco in città che intende offrire una casa a tutti i precari di questa città. Milano è una città che viene descritta come scintillante, come modello di eccellenza, però in realtà c'è una fascia molto ampia di persone che non ha diritti, che non ha tutele. Questo spazio nasce per tutelarle e aggregarle soprattutto. Dopo qualche settimana in cui ci sentivamo impotenti, abbiamo pensato di sfruttare questo spazio per stoccare alimenti e utilizzarlo come hub. Ci vuole un'attivazione popolare di solidarietà dal basso. Portiamo avanti da anni questa convinzione per cui il tessuto sociale esprime nella vita in comune, nello stare insieme, una base di solidarietà popolare. La Brigata Francarame prende questo nome per il fatto che abbiamo voluto fare un sondaggio interno ai nostri volontari e volontarie, che proponeva vari nomi tutti legati alla cultura partigiana. Francarame è sembrata la persona che più potesse rispecchiare i nostri intenti. Dell'ispirazione legata a tutto il lavoro che Francarame e Dario Fo hanno fatto con il Soccorso Rosso, che fu un'organizzazione per supportare gli operai e i militanti politici afflitti dalla repressione e dalla carcerazione. Le persone che stiamo andando ad aiutare sono proprio quelle famiglie che non godono di tutela. Per la mia esperienza personale posso dire che ho consegnato a tantissime donne delle pulizie che lavorano in nero. Grazie. Prego, arrivederla, buona giornata. Nelle consegne che facciamo chiaramente ci interfacciamo con le persone che telefonano al centralino e quindi vediamo anche con i nostri occhi quali sono le loro condizioni. Una persona, una volta che l'ho incontrata durante una consegna, è scesa con tutti e tre i suoi bambini e mi ha chiesto con grande disperazione se potessimo portargli altri pannolini perché non riusciva a cambiare i bambini da qualche giorno. Queste sono le grandi difficoltà che affliggono la città e che sono trasversali a tutte le culture. Non si parla soltanto di extracomunitari, ma anche di italiani. E questo ci fa pensare che la povertà non ha confini e che siamo tutti un unico corpo sociale in questo momento e dobbiamo fare fronte insieme a questa difficoltà e cercare di attivare il più possibile la solidarietà tra i cittadini laddove lo Stato, le casse del Comune, della Regione e dell'INPS non stanno arrivando.